Perché c'è stata un'esperienza di 5 Stelle al Comune d'Avellino? C'è un sindaco. E c'è l'immagine del sindaco. In altri tempi il risultato elettorale configurava due maggioranze, quella del sindaco al secondo turno, quella della maggioranza al primo, e le vie erano due, in realtà difficilmente praticabili: o la convergenza su un programma comune, in casi di necessità e urgenza si poteva pure fare, o la presa d'atto che le quantità stridevano più che convergere. Qua non si nota perché c'è un pensiero che non stride, ci sono degli umori, delle dichiarazioni, dei giochi, e io, incontrando uno di loro per caso, avevo chiesto come andava e mi sentii dire che non capiva niente di quello che stava succedendo. Se la situazione, come dire, non si trascina, il problema si risolve in un modo; se si trascina, si risolve in un altro. Mi pare che le strade intraprese non siano accompagnate da una lucida visione della questione. Il sindaco dal primo giorno, è vero che è eletto e proclamato, ma un sindaco che si rende conto che non ha la maggioranza non perde tempo a fare proclama, ad insultare, a dare giudizi, quando poi è costretto a modificarli, e quindi è la prova della nullità. Noi potremmo dire che siamo in un comune dove il sindaco c'è ma nessuno lo conosce. Larghe intese. Le larghe intese sono la dissociazione, una piccola intesa. Col centrodestra no, col PD, se il PD diventa qualcosa, perché se si riproducono come nel Consiglio Comunale, non mi pare che ci sia un terminale per discutere, c'è un punto di disordine. Io poi non è che seguo come una volta, leggo, mi pare che un inizio di recupero del senso di responsabilità cominci a nascere. La mia opinione è che i dibattiti pubblici su queste questioni sarebbero la via migliore, non le trattative secondo desideri e convenienze.